Archivi rappresenta appunto vignaioli di tutta Italia, quindi ha bisogno di sentire la voce del territorio che dice quali sono i suoi problemi, che dice quali sono le questioni da portare avanti. La territorialità dei vini è importante perché anche a livello di mercato, perché è l'unica arma che abbiamo, nel senso che c'è un concetto fondamentale che la FIBI porta avanti e supporta e che è il futuro del vino, e si chiama identità. Semplicemente identità, non è un discorso di avere quello o quell'altro vitigno autoctono, vitigno meno, è territorialità, aderenza al territorio, identità, è una roba che sarà vincente anche sul mercato. Qual è il problema a livello odierno? Che i vignaioli fanno un lavoro meraviglioso, con pro e contro come tutti i lavori, ma sono nella condizione forse di non essere più in grado di farle, perché legislazione miope o storture applicative di legislazioni fatte in Europa come in Italia mettono a dura prova l'esistenza stessa di un modello produttivo che è quello del vignaiolo. Chi è il vignaiolo? È quello che segue tutta la filiera produttiva dalla vigna al bicchiere, coltiva le sue uve, le trasforma, imbottiglia il proprio vino con la sua etichetta, sotto la propria responsabilità, e lo vende. Il problema qual è? Equiparare etichettatura, cioè equiparare l'etichetta vera e propria a tutta invece quella che è la comunicazione aziendale. Altra stortura, la più grande, la più evidente, porta dei paradossi tremendi, qual è? Io vignaiolo, se abito in un posto, in una regione, che è anche una DOC o un IGT, e io non produco quella DOC o l'IGT, non posso dire il mio territorio di appartenenza, la mia regione di appartenenza sul sito e su tutto il materiale di comunicazione. Mi spiego meglio, io vivo a Barolo, produco uno dei vini più buoni del mondo, una DOC importante, produco Dolcetto, produco Barbera. Sono fortunato perché ho un tot di vigne e di appezzamenti che mi permettono di non dover avere la DOC ricaduta Langhe magari, o comunque sia per scelta aziendale non produco un Langhe DOC. Io non posso scrivere sto a Barolo sul sito o sulle brochure, sto a Barolo nel cuore delle Langhe, perché quel Langhe lì non mi è concesso, essendo una DOC, una GT, porta al paradosso. Tranquillo. Il vino, come dicevo, è la massima espressione del territorio, e quindi è fondamentale che la burocrazia non leghi le mani al produttore. È importante che il compratore, il cliente, l'amante del buon bere sappia da dove proviene quello che sta bevendo, e soprattutto sappia trovare all'interno della bottiglia che sta bevendo l'espressione del territorio cui il vino è nato. Ora, la domanda, molto semplice e comprensibile da tutti, ma come si può essere ambasciatore del territorio senza poter scrivere il proprio nome, il nome della propria regione sulla comunicazione, il nome della propria area di produzione? Ora, non è che tutelando, per carità, roba importantissima, non è che tutelando DOC e IGT si arriva poi al paradosso di non tutelare più il vignaiolo, di non metterlo in grado, di togliergli le possibilità di comunicare in modo corretto, di comunicare una cosa sacrosanta, il proprio territorio. E questo ha portato a che cosa? Ha portato a un confronto, perché la FIBI come funziona sostanzialmente? Come dicevo prima, la FIBI è composta da 15 consiglieri a livello nazionale, che sono 15 vignaioli, ovviamente volontari anche loro, da una presidente, che è la nostra presidente Matilde Poggi, due vicepresidenti che sono Leonildo Pieropan, Walter Massa, e un segretario nazionale che è Saverio Petrilli, e una serie di altri consiglieri. Arrivano al consiglio delle segnalazioni, se ne discute, si parla dei problemi e si prendono delle decisioni. Quest'anno è stata presa la decisione, grazie anche all'ottimo lavoro di Michele Fino, che è un professore dell'Università di Scienze Gastronomiche, che ci sta dando una mano grandissima gratuitamente per quanto riguarda l'interpretazione legislativa e di rappresentanza a Roma. Allora cosa succede? Si decide in consiglio di fare un'azione forte e di dire basta, semplicemente noi, i vignaioli FIBI, 800 vignaioli FIBI, dal 1 di gennaio, se questa legge assurda non verrà modificata, non si interverrà, non ci si verrà messa a mano,
dal 1 gennaio scriveranno sul proprio sito, a caratteri cubitali bello chiaro visibili, la propria regione di appartenenza, sfidando. Non è che si vuole sfidare nessuno, si vuole arrivare a una legge nazionale, quindi semplicemente si esporranno a delle sanzioni.